Una buona serata dal telegiornale di Imperia TV e da Andrea Pomati. Decreto del Presidente del Consiglio, ordinanza della Regione, ordinanze dei sindaci. Ai tempi del coronavirus, ecco servita la confusione più totale per i cittadini, con il rischio di sanzioni e relativi ricorsi. Ne parliamo in un servizio. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha emesso un nuovo decreto nel quale in sostanza fino al 3 maggio vengono mantenuti i divieti e le restrizioni già in essere, con l'aggiunta del divieto assoluto di recarsi al lavoro in caso di temperatura corporea superiore ai 37 gradi e con la possibilità di praticare invece attività sportive singole all'aperto, ma banalmente non viene specificato per esempio a quale distanza da casa si può fare una passeggiata o una corsa. Sempre il nuovo decreto di Conte offre la possibilità di riaprire giardini e parchi pubblici, purché vengano mantenute le distanze di sicurezza, ma specifica anche che i sindaci potranno scegliere come comportarsi in merito. Il presidente della regione Giovanni Toti, dal canto suo, ha firmato un'ordinanza nella quale, fra l'altro, si consente ai ristoranti di servire piatti da sport, di andare a correre anche in bicicletta o a cavallo fra le 6 e le 22 e persino di raggiungere le seconde case, purché si trovino entro i confini della Liguria e si rientri a dormire nell'abitazione principale. Via libera, anche se in realtà un vero e proprio blocco in questo comparto non c'era nemmeno prima, ai lavori sulle imbarcazioni. Poi ci sono i vari sindaci che a loro volta stanno adottando provvedimenti relativi ai vari comuni. Insomma, la confusione è la più totale e con essa il rischio per i cittadini di vedersi comminare delle sanzioni, contro cui ovviamente, di fronte a questo incrocio di decreti e ordinanze che dicono tutto e il contrario di tutto, sarà facile presentare e vincere un ricorso, aggiungendo però pensieri e incombenze a cittadini già stremati. Intanto, notizie certe, per un vero sostegno alle imprese non ce ne sono, così come non si hanno certezze circa il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori e ogni giorno che passa sale il numero delle aziende che non rialzeranno più la saracinesca. Il presidente della regione Giovanni Toti, fautore di un'ordinanza che di fatto va oltre quello che è stato previsto dal decreto del presidente del Consiglio, punta il dito proprio contro Giuseppe Conte. Toti infatti accusa Conte di non dare indicazioni precise e afferma che regioni e comuni devono poter scegliere cosa fare nei loro territori. Vediamo. Nel decreto che il presidente Conte, come sempre, ha presentato in televisione, francamente non c'è alcun ruolo delle regioni e dei comuni nella scelta per le loro comunità, e su questo io credo che non si possa transigere, anche perché ogni regione, ogni territorio, ogni comune conosce le esigenze della propria economia, dei propri abitanti, il modo di vivere, la conformazione del territorio, e non si può pensare che l'Italia sia tutta una, e soprattutto non si può continuare a sospendere, e lo dico subito in apertura, le libertà costituzionali di tante persone. Ormai siamo da marzo che siamo in questa condizione, senza dare dei piani precisi e delle spiegazioni precise. Non si capisce niente, diciamoci la verità. Non si capisce, posso andare a trovare i miei familiari se stanno nel mio comune, se stanno nella mia regione, ma non ci posso andare. Se uno ha un parente a Busalla non ci può andare, se uno c'ha un ci può andare, ma se uno c'ha un parente a Alessandria non ci può andare, se viene dalla Liguria, ma ci può andare se viene dal Piemonte, ma non può andare a Savignone se invece viene dall'altra parte. Insomma, francamente è un casino. Ora lo dico con tutto il rispetto per la difficoltà di questo lavoro e di conciliare le esigenze di ripresa dell'economia, però non si può presentare un progetto del governo che dice il 4 riapriamo un po' di manifattura, non sappiamo dove mettere i bambini, non sappiamo se riaprire le scuole, anzi non le riapriamo a settembre, però faremo gli esami, e dall'altra parte però i ristoranti aprono il 18, non possono neanche fare takeaway, in Liguria sì, perché l'abbiamo deciso noi. Non si può, lo sport si può fare, ma boh, non si capisce quanto distante da casa, insomma. Dopodiché, parrucchieri ed estetisti se ne riparla a giugno, il turismo certamente ripartirà, ma non si sa quando ci si può spostare. Poi uno si può spostare per trovare i familiari, per lavoro, ma dove si può spostare, quando? Non c'è un piano, non c'è una tempistica. Spalmiamo tutti in un mese e mezzo, restano le autocertificazioni, continua a essere una situazione di grande confusione. Lo dico col dovuto rispetto, ma continuo a dire che la Costituzione non si può sospendere per 3-4 mesi attraverso i DPCM.
E via libera oggi in Liguria al servizio takeaway per le attività commerciali e artigianali, lo ha confermato l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benvenuti a seguito dell'ordinanza del 26 aprile firmata appunto dal presidente Toti. Vediamo. In Liguria da oggi, grazie all'ordinanza firmata dal presidente Toti, è consentito il servizio takeaway per attività commerciali e artigianali. Attività come bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie lungo il territorio ligure, oltre al servizio della consegna a domicilio, potranno quindi consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell'impresa, nel rispetto di alcune modalità che consentano di evitare gli assembramenti. I clienti dovranno, dove possibile, ordinare i prodotti online o per via telefonica. Gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo. Nel locale dovrà essere consentita la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. La nuova organizzazione della vita dei cittadini che studiano e lavorano da casa ha comportato un fortissimo aumento della domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio, ha spiegato l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benvenuti. Una richiesta che, vista l'alta domanda, talvolta non è stata esaudita, andando a impattare negativamente sui guadagni delle attività commerciali e non soddisfacendo la necessità dei cittadini costretti a recarsi più spesso a fare la spesa. Con questa ordinanza, prosegue Benvenuti, rispondiamo a un'esigenza duplice in linea con le misure di sicurezza e con la tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori. A Imperia il sindaco Claudio Scajola ha scelto di recepire la direttiva della Presidenza del Consiglio e non il decreto regionale. Nel capoluogo, quindi, fino al 3 maggio restano le misure restrittive a tutela della salute pubblica, come ha spiegato lo stesso Scajola ai nostri microfoni. Signor Sindaco, e la nuova ordinanza che lei ha emesso oggi per in qualche modo comunque, anche se vogliamo, limitare quella corsa verso una riapertura che sembrava esserci da parte della Regione, perché il Presidente della Regione sembrava più permissivo, diciamo. Lei invece è più prudente, sceglie la linea della prudenza e dice prima pensiamo alla salute, così. Guardi, il primo dovere che io sento è quello di garantire la salute dei miei concittadini. Il secondo è quello di far sì che ci possa essere una ripresa economica del territorio duratura. Non vorrei che per precipitare di pochi giorni, senza seguire le linee previste dal governo, si possa correre il rischio di trascinare per molto più tempo il contagio. Guardi, già stamattina io ho visto nella mia città che con queste contraddittorie disposizioni che c'era un sacco di gente in giro e c'era già delle persone nei giardini. Ora io capisco quanto è duro e quanto è difficile stare chiusi in casa, però so anche, perché con tanti parenti ho parlato, di quanti sono stati già i morti a Imperia, con la tragedia di non averli potuti neanche salutare, di quanti positivi ci sono ancora nella nostra città, di quanti ricoverati ci sono ancora. E quindi credo che sia necessario che ai nostri concittadini si dia una norma chiara. C'è stata troppa confusione anche da parte del governo stesso. Per cui il fatto che ieri sera sia stata emanata una linea guida ed una disposizione dello Stato in molte pagine che stabilisce per tempo che a partire dal 4 di maggio si avvierà la seconda fase, dà la possibilità in questa settimana di organizzare i servizi al meglio affinché, riaprendo molte attività, si possa garantire la salute e la ripresa della nostra economia. Non condivido che contestualmente al decreto del Presidente del Consiglio e del Governo ci sia stata un'altra ordinanza difforme che crea confusione. Qui non è un problema, perché a me non piace di fare polemica con nessuno.
Stamattina ne ho parlato col presidente della regione e gli ho detto, come gli avevo già detto ieri pomeriggio, che avrei atteso il decreto del governo. Oggi, poiché è stata emessa un'ordinanza in contrasto da parte della regione Liguria, visti anche i dati che sono ancora molto preoccupanti della città che ho l'obbligo di tutelare, ho pensato di non applicare quella ordinanza nel mio territorio e di fare riferimento alle decisioni governative. Guardi, c'è troppa confusione. Infatti. La cosa più importante che c'è sempre è avere pochi ordini e precisi. Seguiamo gli ordini che ci vengono dati e discuteremo poi dopo. Ma oggi io non mi assumo responsabilità diverse. Sì, per carità, considerazione assolutamente rispettabilissima, anche perché stiamo parlando di una settimana in più, non di un mese in più, perché fino al 3 maggio. Però adesso c'è il problema che imperi alcune cose non si possono fare come prima, eccetera. La regione dice fate, potete andare anche nelle seconde case purché siano nel territorio della regione. Il governo dice potete fare sport, ma non dice dove si può andare a correre banalmente. Cioè, qui i cittadini si troveranno sicuramente a rischio di prendere delle multe, di fare ricorsi, magari anche di vincerli, perché con tutto questo bailamme sarà un gran pasticcio. Mi pare che di problemi ne avessimo già abbastanza. Ecco, forse ci voleva una regia che fosse una regia un po' più vera, sindaco. Lei ha centrato il problema. Proprio stamattina, parlando con alcuni importanti tutori dell'ordine pubblico, mi veniva detto la difficoltà che c'è a dare gli ordini alle forze di polizia, alla polizia locale. Qual è l'ordinanza che vale? Quali sono i termini che valgono? Non facciamo pasticci. Una linea di comando unica. Una linea di comando che però non c'è. Lei tra l'altro lavora a stretto contatto con i vertici di ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. ANCI ha fatto anche un lavoro prezioso, direi, in questo periodo per aiutare i sindaci. Pensiamo anche a quelli dei comuni più piccoli, che hanno anche meno risorse, meno personale. Voglio dire, si poteva forse a livello centrale governativo e anche di regioni mettere insieme ANCI e vari organi e tenere queste linee comuni, non che ognuno va per sé, no? Voglio dire, perché questa ordinanza Sa, vede, regionale quello che lei piazza. dice è talmente vero che forse lei non sa e sfugge che ieri pomeriggio alle 15 a Palazzo Chigi si è svolto l'incontro del Presidente del Consiglio con i tre ministri interessati, con i tre rappresentanti dei comuni e con i tre rappresentanti delle regioni, e il decreto che è stato emanato ieri sera è il frutto di quell'intesa. Però la regione Liguria è andata per i fatti suoi lo stesso, è quello che voglio dire. Allora, io non voglio far polemica, io voglio tutelare la salute dei miei concittadini. Senza far polemica, stamattina ne ho Mancherebbe. parlato ancora col Presidente della Regione, gli ho detto qual è il mio punto di vista. Il mio punto di vista è questo, mi sono consultato ancora stamattina con l'Associazione dei Comuni a Roma, dove ho avuto la piena conferma che non si possono fare ordinanze a livello locale che siano più allargative di quella nazionale. Questa è la legge e io mi voglio attenere a questo. E noi la ringraziamo per la precisione, la chiarezza, perché voglio dire, pare ovvio anche perché non si è mai visto, come dire, che a livello regionale si possa fare una legge diversa da quella dello Stato centrale. Non siamo a questo punto di federalismo che ognuno va per gli affari suoi, voglio dire, ne potremo parlare dopo, non è il momento della polemica, lei ha ragione. Però è un momento in cui i cittadini un po' di chiarezza devono avere qualche direttiva precisa perché purtroppo i problemi sono tanti. Lei ha citato giustamente quelli di salute, ci sono anche quelli economici che sono molto molto seri e lo saranno Mi forse ancora di più. consente ancora Certo, una parola e la certo. voglio rivolgere a coloro che forse oggi vedono in maniera negativa la mia ordinanza di mantenere le cose come sono fino al 3 di maggio. Voglio dire loro che so bene, capisco quanto sia difficile stare in casa e non riuscire
ad andare nei parchi, ad andare a muoversi con libertà. Però voglio dire, ancora un po' di pazienza, io cerco di guidare la mia città perché possa arrivare nelle prossime settimane e quindi nei prossimi mesi a crescere di nuovo contando meno morti che possiamo. Questo è il primo dovere. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiapoli, ha deciso di applicare l'ordinanza della regione, concedere quindi maggiore libertà ai suoi concittadini. Fra i provvedimenti anche la riapertura dei moli per consentire la pesca da parte degli appassionati. Sentiamo Chiapoli. Sindaco Chiapoli, allora, disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di mantenere, diciamo, la situazione così fino al 4 maggio. Dalla regione qualche libertà in più su passeggiate in bicicletta, sul fatto di poter andare anche a cavallo o fare la corsa. Insomma, lei che atteggiamento terrà? Che cosa pensa di disporre per i cittadini di Diano Marina? Io purtroppo devo subire gli enti sovraordinanti che anziché mettersi d'accordo ognuno fa quello che vuole. E quindi il DPCM dice che fino al 3 Toti velocizza perché è più vicino, come qualcuno dei suoi dice, al territorio, ne capisce le esigenze e quindi dispone in un'altra maniera. E poi noi sindaci che ci siamo attaccati ai nostri concittadini e ne sappiamo perfettamente tutti i motivi di cui, tutti i motivi per cui oggi sono veramente rattristati, e diciamo che cerchiamo di rimanere tra l'incudine e il martello. E cosa facciamo? Usiamo il buon senso. E allora, dato che è un momento triste, dato che è un momento abbastanza così da prendere con le pinze, noi diciamo, beh, se qualcheduno vuol fare una passeggiata o correre con la bicicletta, e vada, visto che c'è stata la disposizione che si può fare, naturalmente in maniera individuale, e preavvisiamo, non facciamo i furbi, perché noi siamo stati quelli a Diano Marina che non hanno mai fatto multe, o perlomeno ne hanno fatto pochissime, perché comunque le intascava lo Stato, quindi non avevo nessuna intenzione di far intascare le multe mie allo Stato, e dall'altra parte ho cercato di far sopravvivere la gente, come faccio in questo momento. Se Totti ti dice bene, possiamo andare a pescare, io domani ho i moli aperti. Naturalmente sui moli aperti si ci va a pescare, non si prende questa cosa per fare i furbini del quartiere. Va a pescare, si tiene le distanze, non dei 2 metri, perché sul molo non ci saranno solo 2 metri, ci saranno delle disposizioni che vedremo con la capitaneria di porto, e quindi daremo la possibilità ai veri pescatori di andare a tirare qualche lenza a bagno per passare un attimino di tempo e rinforzarsi un pochino il molare. Così lo facciamo per chi vuole fare 4 passi. Naturalmente per fare 4 passi, non per andare a chiacchierare, perché anch'io andrei volentieri a chiacchierare, cioè non sono mica un sindaco che non sa le esigenze. Se io potessi, li lascerei liberi tutti. Ma d'altra parte bisogna rispettare un minimo di regole, perché secondo me, se lasciamo andare troppo, dico noi stessi, per un rispetto per noi e per gli altri, se cominciamo ad allargare le maglie, rischiamo che la seconda fase sia anche una seconda fase di coronavirus, e la seconda fase potrebbe essere peggio della prima, come dicono le statistiche, no? Le statistiche dicono esattamente questo. A questo punto va bene, proviamo a capire se la gente ha la testa, se lo fa con tutte le regole che si bisogna fare, e quindi noi da domani lasciamo aperti un po' i freni. Tenendo presente che lasciamo anche che se qualche bar, come diceva l'ordinanza di Totti, vuol fare delle pizze da asporto e le lascia venire a prendere, noi lo lasciamo fare, perché non è certo quello che metterà in crisi, anzi la crisi è per chi le pizze non le può fare, deve pagare degli affitti, e
e quindi vediamo un pochino di unire l'utile al dilettevole, proviamo a dire così, se si può dire così, insomma. E anche il sindaco di Andorra, Mauro De Michelis, ha deciso di seguire la direttiva regionale più permissiva per quanto riguarda gli spostamenti delle persone. Ad Andorra, però, d'ora in poi sarà obbligatorio indossare le mascherine in presenza di più persone, in luoghi pubblici, nei luoghi privati aperti al pubblico, riaperti a rotazione anche i cimiteri. Il servizio. Come sapete, ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato un decreto per la fase 2 che entrerà in vigore il 4 maggio. Ma ieri il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha emesso una ordinanza numero 22/2020 che ora vado a leggervi. A partire dal giorno 27 aprile 2020, quindi da oggi, è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigiane del settore dolciario alimentare. In pratica è consentito il takeaway. È consentita poi la vendita di calzature per bambini, l'attività da parte degli esercizi di toilettatura degli animali di compagnia, la vendita anche in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quindi i fioristi sono aperti. È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e questo è un po' il quadro della situazione che ha fatto il Presidente della Regione Liguria sul rilancio dell'economia del territorio. Poi c'è una seconda parte di cui ne prendiamo atto che vi leggo. È consentito svolgere le seguenti attività motorie individuali all'aria aperta nell'ambito del comune di residenza e le seguenti attività individuali sono corsa e bicicletta dalle ore 6 alle ore 22, passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica dalle ore 6 alle ore 22. È consentito svolgere passeggiate all'aria aperta anche insieme a residenti della stessa abitazione. È consentito recarsi alle imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza dell'imbarcazione con rientro in giornata. È consentito recarsi alle seconde case di proprietà entro il territorio regionale per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazioni necessarie sempre per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile con rientro in giornata. Sono consentiti gli spostamenti con autovetture e motoveicoli anche con passeggero se è residente insieme al guidatore. Questa è una parte che secondo noi è stata un po' troppo ampliata e che il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe attuato dal giorno 4. Per questo motivo abbiamo emesso in accordo con tutta la Giunta Comunale la seguente ordinanza che vi leggo ed è valida da oggi. Il sindaco ordina di indossare le mascherine protettive nel caso siano presenti più persone in tutti i luoghi pubblici al chiuso, in tutti i luoghi pubblici all'aperto, in luoghi privati aperti al pubblico. Viene fatta eccezione coloro ai quali detto presidio protettivo possa creare nocumento per la salute comprovato da certificazione medica. Chi si trovasse nell'impossibilità di avere la mascherina può mettere davanti un foulard o una sciarpa. In ogni caso faccio presente che è disponibile l'ufficio servizi sociali soltanto dietro appuntamento per chi non ha ricevuto la mascherina tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12. Il sindaco ordina anche che siano riaperti i cimiteri comunali secondo le seguenti modalità. Lunedì, cimitero di San Pietro Molino. Martedì, cimitero di San Giovanni. Mercoledì, cimitero di Rollo. Giovedì, cimitero di San Bartolomeo. Venerdì, cimitero di Conna. Il tutto dalle ore 9:30 alle ore 12:30 con accesso consentito al massimo a 5 persone contemporaneamente. Il sindaco ordina inoltre che venga inibito l'accesso ai parchi, ai giardini, alle passeggiate di Ponente e Levante, alle spiagge, salvo naturalmente chi deve montare le cabine, chi ha autorizzazione, al molo Thor Heyerdahl e alla piazza di Molino, quella per capirci
con la fontana. Questa è l'ordinanza che è in vigore da oggi. Consiglio vivamente però di rimanere in casa perché la situazione dei contagi non si è ancora conclusa, anche se vi do delle indicazioni ad oggi che i positivi non sono aumentati. Infatti abbiamo alla data di ieri 19 persone positive, 28 casi sospetti, 30 in isolamento obbligatorio e 2 in isolamento fiduciario. Vi faccio presente che continuano i rigidi controlli della Polizia Municipale che alla data di ieri avevano già effettuato 454 controlli con autocertificazioni e in alcuni casi hanno anche commisurato le sanzioni. E cambiamo argomento, la Regione ha disposto finanziamenti per la realizzazione di nuove scuole, in particolare sono stati finanziati due progetti, uno nello Spezzino e l'altro avanzato dal Comune di Dolceacqua, in particolare nell'intervento dell'assessore regionale all'urbanistica Marco Scajola. Assessore Scajola, nonostante i chiari problemi di questo periodo, l'attività amministrativa in regione va avanti, soprattutto sul fronte dell'edilizia scolastica, ci sono novità importanti, mi pare, per questo territorio, anche nello specifico, è così? Sì, assolutamente. Purtroppo in questo paese per troppi anni l'edilizia scolastica è stata, come dire, abbandonata. Non sono stati fatti da molti anni investimenti importanti sul territorio, mentre invece l'edilizia scolastica deve essere un tema affrontato con molta serietà, perché ci vanno i nostri figli, ci vanno le nuove generazioni, ci lavorano bravissimi insegnanti che devono essere messi nelle condizioni di operare al meglio. Stiamo cercando di recuperare un gap che si porta avanti veramente da 20 anni, da troppo tempo, con interventi importanti, con un occhio di riguardo anche ai territori che stanno nell'entroterra. Come lei sa, molte volte Imperia TV fa proprio servizi per aiutare e sostenere l'entroterra che può rischiare anche lo spopolamento. Ebbene, Certo. noi finanzieremo adesso con questo provvedimento due scuole, una nell'estremo ponente, che è il comune di Dolceacqua, un comune meraviglioso, e un altro nell'estremo levante, scusate, Spezzino, che è il comune di Sesta Godano. Abbiamo a disposizione poco più di 7 milioni di euro, con 4 milioni e mezzo di euro il comune di Dolceacqua, unendo anche ulteriori risorse proprie, potrà realizzare una nuova scuola in una valle straordinariamente bella, ma soprattutto strategica. Idem vale per Sesta Godano nel Levante Ligure. Quindi abbiamo voluto sostenere due programmi, due progetti di alta qualità, perché sono due progetti anche molto belli che speriamo possano partire quindi al più presto, per fare sì che l'edilizia scolastica non sia più nel dimenticatoio con scuole fatiscenti dove crollano le finestre e dove spesso i nostri ragazzi sono costretti a vivere ammassati uno sull'altro perché gli spazi sono veramente insufficienti e scadenti. Nuove scuole per aiutare i giovani, le nuove generazioni, ma per aiutare anche i nostri insegnanti che giustamente devono lavorare in scuola adeguata. Imperia TV è entrata nel 35esimo anno di vita, oggi dunque vi chiediamo qualche istante per una riflessione dedicata alla nostra emittente. Vediamo. In questo periodo di grandi difficoltà e anche di tragedie, nel corso del quale abbiamo parlato spesso anche di imprese e imprenditori e dei loro molti problemi, oggi ci permettiamo di dedicare qualche istante a noi, a Imperia TV, che con il 2020 è entrata nel suo 35esimo anno di attività. Un traguardo importante, un vero e proprio servizio pubblico garantito al territorio. Chi non ha mai smesso di crederci è l'editore Francesco Zunino, che insieme a Giannina Jacobbi 35 anni fa diede inizio a questa avventura che ha portato alla creazione di una televisione locale da sempre legata con grande affetto e serietà al proprio territorio, con attenzione particolare a quelle zone dell'entroterra tanto splendide e ricche di tradizione quanto spesso dimenticate. Una voce da sempre indipendente, improntata all'informazione locale. Fra tante difficoltà, vecchie e nuove, come in una corsa ad ostacoli, continuiamo nel nostro cammino, ringraziando chi ci ha sempre sostenuto e tutti coloro che ci seguono con affetto, credendo in una informazione locale corretta. Manca all'appello una certa politica che da sempre volge lo sguardo altrove.
Adesso l'angolo con la riflessione di Daniele Lacorte. In questo particolare e difficile momento, dove tutto ci appare surreale, l'unico conforto arriva dai tanti che all'insegna della solidarietà mettono in luce la parte buona del nostro paese e del mondo intero. La notizia che Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è sceso in campo offrendosi di finanziare, appena verrà trovato il vaccino, la produzione su larga scala, per coprire le necessità per il mondo intero, ci fa tirare un sospiro di sollievo. Ma la solidarietà non è solo quella dei miliardari, è anche di tutti coloro che, anche con un solo euro, contribuiscono alle campagne lanciate dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, dalle associazioni benefiche e da semplici cittadini. Poche monete o tanto denaro, dal punto di vista della solidarietà, della fratellanza, non fanno distinzione. Chi ha poco dona poco, chi ha tanto dona di più. È la corsa ad aiutare gli altri che commuove e che ci dà conferma che non tutti siamo uguali, non tutti sono uguali. C'è chi specula sulla pelle dei più deboli, c'è chi aiuta i più deboli. Non credo che l'incubo del coronavirus farà tornare tutti più buoni. Gli egoisti rimarranno egoisti, i generosi saranno ancora più generosi. Ecco l'unica cosa che cambierà, forse. Ora i cantieri relativi all'autostrada dei fiori. Tonqua 10, Savona 20 miglia confine di Stato. Si evidenzia che durante la settimana in oggetto saranno presenti alcuni cantieri che comunque non porteranno turbativa al traffico, considerata la sensibile riduzione dei flussi di traffico conseguenti agli eventi emergenziali in corso. Tronco 6, Torino-Savona, direzione Savona. Tra Altare e Savona, chiusura della corsia di sorpasso fino al 30 aprile. Direzione Torino, tra Millesimo e Ceva, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Valbona-Molinazzo fino al 30 aprile. Tra Savona e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo fino al 30 giugno. Ed è tutto per questa edizione, un grazie per il vostro cortese ascolto, da Andrea Pomati, l'auguro di trascorrere una buona serata, arrivederci.